Lavoratori in piazza per chiedere l'attenzione dell'amministrazione comunale e del sindaco su condizioni sempre più difficili che ricadono sul servizio pubblico di fronte a una maggiore aggressività degli utenti agli sportelli. Sulla scalinata di Palazzo Barbieri con striscioni vari si sono incontrati i dipendenti comunali e i rappresentanti dell'RSU, la rappresentanza sindacale unitaria del comune, con CGIL, UIL, CSA e CUB. Dipendenti del Comune di Verona e nelle varie assemblee che abbiamo fatto hanno appoggiato lo stato di agitazione e già chiesto da varie sigle provinciali. E la RSU del Comune di Verona, eletta dai dipendenti, ha appoggiato questo stato di agitazione e a sua volta l'ha proclamato, perché è mesi che stiamo chiedendo di essere ricevuti dal sindaco, di discutere di vari argomenti che riguardano tutto il Comune di Verona. E ormai abbiamo tutti i settori in sofferenza e la gente è andata in pensione e non sono stati chiamati altri, abbiamo dei concorsi addirittura bloccati per ricorsi. E adesso, per dire, sono in ballo un paio di concorsi per agenti di polizia locale e ufficiali, parliamo di 65 unità. Però a fronte di una carenza di organico ormai che è anni, allora se il comune vuol fare solo sicurezza, bene, assumiamo tutti i vigili. Ma se assumiamo 65 vigili vuol dire non assumere educatrici, non assumere maestre per le scuole dell'infanzia, non assumere gente negli uffici. La situazione di malcontento va avanti da mesi, in particolare la preoccupazione è per gli orari di lavoro e per il rischio di esternalizzazione di alcune competenze. Il nostro timore è che questa sia un escamotage per voler esternalizzare dei servizi come avevano fatto un tot di anni fa con le mense. E poi la preoccupazione è non solo per i colleghi che si trovano a lavorare in sofferenza, ma la preoccupazione è anche per il servizio che viene erogato alla cittadinanza. Noi siamo un comune, quindi noi dobbiamo erogare servizi. Ma che servizi possiamo dare se su 10 sportelli dell'anagrafe ne abbiamo aperti solo 2?